Mio padre è morto col cazzo in mano, Marilyn Manson, visto quanto gli piaceva il sesso, direi che se n'è andato alla grande. L'infermiera che lo seguiva mi ha raccontato che puntava il dito e si reggeva il pacco con una mano, ogni volta che racconto questa storia penso a lui che se la ride mentre lo sputtano è meno. Un nome d'arte è sempre una maschera, ma la maschera di Marilyn Manson è sempre stata impenetrabile ai più. È difficile capire dove finisca la crasi fra la sex symbol e l'omicida di massa, e dove inizi Brian Warner. Mentre rifletto su quanto sia labile il confine, e se mai riuscirò a varcarlo, vengo accolto con incredibile calore umano all'interno di un tour bus completamente buio, illuminato solo da luci rosse. Dall'altra parte del tavolino, seduto su un divanetto, c'è proprio lui. L'anticristo. O forse Brian. Sorseggia un whisky, chiede se ho voglia di bere qualcosa, e invita ad accomodarmi. Bastano pochi secondi per capire che Marilyn Manson è prima di tutto un essere umano gentile. Sarcastico, dotato di un gran senso dell'umorismo, uno di quelli che lasceresti parlare per ore. E infatti è. Sai che l'idea di intervistarti mi metteva un po' d'ansia? E perché mai? Non ti chiedono come stai. Scattano e vanno via e. Comunque ho capito cosa vuoi dire, e vorrei tanto poterti rispondere che sto bene. Ma la verità è che mi sto impegnando a stare bene, anche se ogni tanto rischio di andare in pezzi. L'ultimo periodo è stato molto doloroso per me, ho dovuto affrontare diverse perdite, tra cui quella di mio padre, pochi giorni prima di partire per il tour europeo. Anche se era una situazione che purtroppo si trascinava da diverso tempo. Immagino che questa sia una delle ragioni per cui Even Upside Down è stato posticipato, e non si chiama più Sai 10. Posso dirti che è un peccato? Era un grandissimo gioco di parole. È così, il disco sarebbe dovuto essere pronto molti mesi prima, ma per tutta una serie di ragioni non riuscivamo mai a finirlo. Pensa che Saturnalia, la canzone più lunga dell'album, e forse quella di cui vado più fiero, l'abbiamo chiusa lo stesso giorno che è morto mio padre. La mattina ero in studio e il pomeriggio in ospedale. Io non ero con lui nella stanza, ma l'infermiera che lo seguiva mi ha raccontato che se n'è andato puntando il dito e reggendosi il pacco con una mano. Mio padre aveva un senso dell'umorismo molto spiccio e grottesco, per cui ogni volta che racconto questa storia penso a lui che se la ride mentre lo sputtano. Mio padre è morto col cazzo in mano, e visto quanto gli piaceva il sesso, direi che se n'è andato alla grande. Per quanto riguarda il titolo, sono proprio le cose accadute in questi mesi che hanno fatto sì che Sai 10 diventasse Even Upside Down. Sapevo già che sarebbe stato un disco scuro, ma il tempo l'ha reso ancora più violento. Sai 10 era troppo ironico.
magari mi sbaglio, ma in questo disco ho sentito un certo recupero delle sonorità di Antichrist Superstar, ma con un approccio più sporco. Quasi punk. E infatti uno dei nomi che più venivano fatti quando eravamo in studio era quello degli Stooges. Penso soprattutto a canzoni come G$, U$, CRI$, I$. L'idea era quella di fare un disco che fosse violento, sporco, evocativo e sexy al tempo stesso. Inizialmente sarebbe dovuto uscire per San Valentino, proprio perché quella data mi è sempre apparsa tragica. Poi non ce l'abbiamo fatta, ma alla fine è meglio così. Heaven Upside Down è un disco aggressivo, adatto ai tempi che stiamo vivendo. A proposito di questo, qualche giorno fa mi è capitato di rivedere la tua apparizione a IVMA del 1997, che iniziava con te sul pulpito che proclamavi, la sconfitta del cristianesimo fascista e della dittatura della bellezza. Sono passati 20 anni esatti e mi sembra e ti sembra che le cose siano peggiorate? È esattamente così. Sono peggiorate. Il fondamentalismo religioso è tornato agli onori delle cronache, anche in America, e l'ascesa di Trump non è nient'altro che il trionfo della cultura del farcela a tutti i costi, non importa come. Io non ho praticamente mai votato alle presidenziali. L'avevo fatto per Obama, perché per me rappresentava davvero una possibilità di cambiamento, ma a questo giro ho preferito rimanere a casa. Col sistema elettorale che abbiamo noi è ormai scontato che vinca sempre e solo il personaggio più popolare. Trump è una star della TV, che ha occupato tutti i media per mesi, e incarna la figura perfetta dell'americano che reagisce alla paura con l'aggressività. Ti aspettavi la sua vittoria, quindi? Il giorno delle elezioni hai fatto uscire il video di Sai 10, dove un sosia di Trump veniva sgozzato e decapitato. Cosa volevi trasmettere? A me è subito venuto in mente l'ISIS. Ma no, non c'entra niente l'ISIS. Vuoi sapere una cosa divertente? Io non ho mai detto che il tizio del video fosse lì per rappresentare Trump. Ho solo vestito un personaggio in un determinato modo, con la cravatta rossa, e tutti hanno dato per scontato che fosse Trump. La verità è che per me quello non è neanche un video, ho girato quella cosa proprio con l'idea di farla uscire in un giorno preciso, il giorno delle elezioni, come dichiarazione su quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Non sono andato a votare, ma quel video è una delle cose più politiche che abbia mai fatto nella mia carriera. Certo. Ti è piaciuta? Piaciuta? Mi ha fatto letteralmente impazzire. È diventata un'ossessione. Ho amato tutto di quella serie, gli attori, la regia, la scrittura, i personaggi. Tutto. Solo un europeo poteva fare una cosa del genere, un italiano. Se tu vuoi capire gli Stati Uniti del 2017 devi guardare quella serie. È tutto lì.
Il Vaticano che legge Jude Law e l'America che legge Donald Trump. Sorrentino ha preso la situazione politica del mio paese e l'ha trasportata in Vaticano, ma, guardando quella serie, ti rendi conto di come politica e religione siano sempre state la stessa cosa. E tutto gira ovviamente intorno ai soldi. Negli Stati Uniti ancora di più. Voi avete la storia, la cultura. La nostra cultura invece si basa interamente sul denaro. Sulle banconote abbiamo scritto In God We Trust. E cola qui la religiosità degli Stati Uniti. It's all about Benjamins, diciamo noi, e anche il fatto che lo slang per indicare i soldi sia il nome di un ex presidente dovrebbe dire già tanto.